Parlare genericamente del Movimento 5 Stelle è superfluo. È ben noto a tutti il peso politico che detiene a livello nazionale e locale. Il Movimento ha sempre seguito un percorso ben definito di governabilità. L'onorevole Alfonso Bonafede ce ne ha dato un'idea, partendo dall'opposizione ai provvedimenti sul lavoro e sulla scuola. Il Movimento 5 Stelle propone delle riforme vere che tutelano i diritti dei lavoratori. Il reddito di cittadinanza è una di queste perché consente una dignità nel lavoro. Per quanto riguarda la buona scuola, noi abbiamo proposto una riforma completamente differente che lascia la scuola nella sua autonomia, che è sacrosanta per una democrazia vera. La lotta per l'evasione fiscale è un tema molto caro al vostro movimento. Come va combattuta? Va combattuta ponendo delle pene che siano sanzionatori di chi vuole evadere e frodare il fisco, va combattuta con norme chiare che purtroppo adesso non ci sono, va combattuta con leggi di supporto come quella sul reato di falso in bilancio che purtroppo il governo Renzi ha peggiorato. Il punto non è applicare le norme sulla patrimoniale o meno, il punto è far ripartire l'economia in due modi: uno, facendo arrivare i soldi all'economia reale; due, garantendo onestà e trasparenza e quindi con una battaglia contro la corruzione. Voglio specificare che in tutti i comuni in cui governa il Movimento 5 Stelle, poi queste battaglie hanno portato un effettivo miglioramento della vita dei cittadini, perché hanno portato anche all'eliminazione delle tasse tipo la TASI, e comunque dove non si è arrivati all'eliminazione c'è stato un forte abbassamento delle tasse. L'onorevole ha infine lasciato una dichiarazione sulla Grecia. La Grecia in questo momento è sotto il ricatto europeo. Noi avevamo accolto con grande favore l'atteggiamento di Tsipras, che aveva dato al popolo la scelta di decidere se accettare un accordo che era lesivo dei diritti dei greci. Per quanto riguarda l'Italia, noi stiamo portando avanti una battaglia perché il Parlamento italiano, in quanto espressione del popolo, possa decidere sull'atteggiamento che deve avere l'Italia anche nella questione greca.